Per questo Gesù veramente vale la pena investire tutte le proprie risorse. Lui è il tesoro, è la perla preziosa, che noi non possiamo solo così intravedere e custodire, ma che dobbiamo saper condividere nelle nostre umane relazioni. Ce lo insegni la Madonna, siamo in una chiesa a lei dedicata, alla Madonna delle Grazie, ecco, c'è la Madonna della bellezza accolta, della bellezza trasmessa, della bellezza generata. Ecco, la Vergine Santa ci aiuti ad essere con lei e come lei docili alla volontà di Dio, al progetto di Dio, all'azione di Dio nella nostra vita, per saper essere come San Pio da Pietralcina, testimoni gioiosi del Vangelo, testimoni convinti del Vangelo, tanto che egli stesso ha potuto fare l'esperienza di San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora Cristo diventa carne della nostra carne, vita della nostra vita, e la presenza di Cristo si incarna nella nostra povera e umana esistenza per poter continuare ancora ad annunciare la gioia grande e bella della sua presenza in mezzo a noi, che ancora ci accompagna in questi giorni del tempo liturgico del Santo Natale.